Terza vittoria consecutiva del Cagliari, che ha battuto la Lazio per 1-0 all'Amsicora. Non è stata decisamente una bella partita. Le due squadre hanno svolto un gioco frammentario, continuamente spezzettato e privo di grosse emozioni. Assenti nel Cagliari, Nenè e Riva, nella Lazio Mazzola e Morrone. Il primo pericolo lo corre il Cagliari nella prima azione della partita. Cucchi spara su Albertosi in uscita. La palla ribatte sul laziale e termina sul fondo. Replica il Cagliari. Punizione di Greatti e girata di testa di Domenghini parata da Di Vincenzo. 21esimo, bel pallone di Cucchi per Massa che viene caricato alle spalle da Tomasini. Va a terra anche Chinaglia. I laziali reclamano il rigore ma Carminati non lo concede. Si scuote il Cagliari e dalla mezz'ora sfiora il gol con un gran tiro di Nicolai, un difensore, che si stampa sulla traversa e termina sul fondo. È lo spunto che conclude il primo tempo. Nella ripresa il Cagliari parte deciso a far breccia nel dispositivo difensivo della Lazio. Sfiora il gol Domenghini con un pallonetto che sorvola di poco la traversa. È l'ex interista, mancando Riva infortunato, l'uomo più pericoloso del Cagliari. Ecco Domenghini scambiare con Gori e far partire un bel resoterra che Di Vincenzo devia in angolo. Ma il gol è ormai nell'aria. Brugnera tira in corsa. Respinge di testa sulla linea Papadopoulo. Allontana Di Vincenzo, riprende la palla a Domenghini, passaggio alto e girata in rete di testa di Brugnera. L'incontro è praticamente deciso. La Lazio reagirà ma con scarsa convinzione e le due punte Chinaglia e Fortunato, troppo isolate, non impensieriranno Albertosi, per il quale resterà solo lavoro di ordinaria amministrazione. "70.000 persone, due grandi squadre, Fiorentina e Cagliari, le più forti del momento. Un arbitro internazionale, Concetto Lobello. Alla quinta giornata, uno degli appuntamenti più grossi nella storia di questo campionato. Fiorentina imbattuta dalla quinta giornata del campionato scorso. Il Cagliari, secondo, distaccato di un punto dalla squadra viola. Si diceva alla vigilia che avrebbe vinto la squadra più salda nel gioco e nei nervi. Ha vinto il Cagliari. Lobello oggi festeggiava quasi un primato, quello delle 261 partite arbitrate. I guardalinee negli spogliatoi gli hanno perciò consegnato una medaglia d'oro ricordo. Si entra in campo sereni, ma il nervosismo affiora abbastanza presto. 2 minuti e Rizzo viene atterrato con questo sgambetto, punizione senza esito, ma Fiorentina subito menomata perché Rizzo risentirà della botta al braccio sinistro. In serata una radiografia ha escluso fratture. Che il Cagliari sia pericoloso lo si vede dopo 7 minuti. Punizione di Nenè, testa di Riva e gol, ma l'arbitro annulla per carica al portiere. Lo stesso Riva, 3 minuti dopo su punizione, obbliga Superchi a un intervento difficile. La Fiorentina si spinge in avanti, c'è un fallo su Longoni e la punizione di Rizzo viene respinta, corta da Albertosi, libera Martiradonna. E al quarto d'ora la Fiorentina potrebbe andare in gol con Chiarugi che sbaglia solo nella conclusione. La partita fin qui è sostanzialmente equilibrata. Al 20esimo c'è questa spinta di Rizzo al terzino Gignoli. L'arbitro decreta il rigore, a molti sembrato eccessivo. Ecco l'azione del fallo e il rigore realizzato da Riva. Il nervosismo aumenta, ripicca in campo, azioni spezzettate. Lobello cerca di tenere in pugno la situazione. Sul piano della cronaca e su quello tecnico, meglio sorvolare e passare al secondo tempo. E nel secondo tempo la partita sembra promettere assai meglio. Si copre il Cagliari e si affida al contropiede. La Fiorentina incomincia a premere sperando di raggiungere gli avversari, ma deve fare molta attenzione perché il lavoro di spola di Domenghini, sorretto dalla intelligente interdizione di Nenè, dagli slanci improvvisi di Cera, sono un pericolo con Riva scattante su ogni palla. Al 7esimo, tuttavia, la Fiorentina ha una bella manovra. Da Chiarugi a De Sisti, scambio con Amarildo, gran tiro e gran parata di Albertosi che devia. Continua a premere la Fiorentina. Al 9° Merlo va a terra. Lobello è per la simulazione di fallo e lo ammonisce. Al 12esimo da De Sisti a Chiarugi e ancora Albertosi in evidenza su un tiro dell'ala. Ecco, è il 19esimo, una bella dimostrazione del contropiede del Cagliari. Apertura di Cera sulla destra per Riva. Soltanto una grande parata come quella di Superchi evita il gol. Replica Riva e risponde ancora con un bell'intervento Superchi al 23esimo. Al 25esimo esce Merlo ed entra Mariani. Il Cagliari ora sta completamente coperto.
e al 29esimo lunga mischia risolta da Albertosi. Il gioco non cambia faccia. La Fiorentina preme, ma il Cagliari controlla con vigore e con lucidità le azioni, spesso confuse, degli avversari. In seguito ad una discussione per un fallo di mano di un difensore cagliaritano, protestano i viola. Gioco fermo, si incomincia con i calci e si finisce a pugni. Lo Sport. Amarildo e Martina Donna sono di già amici, anche se espulsi. Al 49esimo ecco Esposito, stretto fra Riva e Nenè. Il pubblico è per il rigore. Lo bello è per il calcio a due in area. E subito dopo l'azione del gol di Chiarugi, annullato per fuorigioco di posizione di Mariani. È lo sfortunato pelo nell'uovo, sfortunato per parte viola, colto da un arbitro che ha visto tutto. Anche noi dall'alto avevamo avuto una diversa impressione sul comportamento di Lobello. L'uomo viola gli ha dato ragione. Se dovessimo entrare nel merito, potremmo dire che c'è stata una severità eccessiva nel decretare il rigore che ha propiziato l'unico gol, quello decisivo, per il Cagliari. Un Cagliari che ha vinto contro una squadra che non avrebbe meritato di perdere. Gol per parte alla Amsicola tra le due battistrada del campionato Cagliari ed Inter e posizioni pertanto immutate in vetta alla classifica. Si è vista oggi un Inter decisamente su di giri che ha dimostrato ampiamente di meritare in questo momento il ruolo di concorrente diretta del Cagliari nella lotta per lo scudetto. Giù di tono invece la squadra rossoblù. Partita degli ex, uno nell'Inter, Boninsegna, tre nel Cagliari, Poli, Gori e Domenghini, autore di un bel duello con Facchetti. La svolta decisiva, la prima della partita, si è avuta al sesto, quando Suarez, approfittando di una indecisione della difesa sarda, si è inserito in un corridoio libero, ha scambiato con Boninsegna ed ha quindi battuto Albertosi in uscita. È una doccia fredda per il Cagliari, che affida subito al suo uomo gol Riva l'incarico di rimontare lo svantaggio, ma Riva, seppur ben sostenuto da Gori, non trova nei centrocampisti i suggerimenti e le ispirazioni ideali per andare a rete. Vieri d'altro canto fa buona guardia, eccolo volare su un tiro cross di Gori. Intervallo e quindi rientro in campo e Riberto Herrera è comprensibilmente soddisfatto. Ma le cose per i suoi ragazzi incominciano a mettersi male, punizione di Riva e parata di Vieri. E il preludio al pareggio del Cagliari, quarto minuto, spiove nell'aria nerazzurra un pallone calciato da Domenghini, Nenè salta più in alto di tutti ed è gol, 1-1. Si accende d'entusiasmo l'Amsicola, anche per le notizie che giungono da Roma, dove la Lazio sta travolgendo la Fiorentina. Il buon momento del Cagliari si esaurisce però molto presto ed Albertosi, anche oggi in buona condizione, deve mettersi subito al lavoro. Dopo un'uscita di pugno, eccolo alzare in angolo un bolide di Facchetti da pochi passi. Escono intanto, nel giro di pochi minuti per infortuni, Jair e Vieri, che saranno sostituiti rispettivamente da Cella e da Girardi. La partita comunque ha già detto tutto e l'Inter, ottimamente orchestrata da Corso, conduce in porto il prezioso pareggio. Eccoci negli spogliatoi dell'Amsicola. Domenghini e Facchetti sono stati protagonisti di uno dei motivi tecnici più interessanti di questa partita. Iniziamo la nostra conversazione con Domenghini. Domenghini, qual è stato il suo stato d'animo ad affrontare i suoi vecchi compagni di squadra? Beh, lo stato d'animo ero un po', a dire la verità, un po' preoccupato. Poi dopo l'inizio della partita, insomma, mi è sparito sto complesso qui e sono andato abbastanza bene. Certo, vedere quelle maglie nerazzurre di fronte? All'inizio non ci si capiva più un tubo lì, a centrocampo. Poi c'è stata un po' la doccia fredda del gol e ci siamo un po' disorientati. Poi nel secondo tempo, insomma, abbiamo equilibrato un po' la partita, insomma, primo tempo dell'Inter e un secondo tempo del Cagliari. Lei può essere il portavoce del Cagliari, questo pareggio vi soddisfa? Beh, ci soddisfa perché, insomma, la Fiorentina ha perso a Roma, il Milan ha perso con la Roma ancora, insomma, per cui, insomma, il vantaggio, c'è solo il problema dell'Inter, insomma. Quest'Inter, ed ecco Facchetti. Facchetti, anche l'Inter naturalmente è più che soddisfatta, diciamo, di questo pareggio all'Amsicola. Senz'altro, considerato il fatto che il Cagliari era primo in classifica, il pareggio in caso loro è più che buono. Comunque
come è andata la partita, forse noi potevamo sperare qualcosa di più. Con due gol di Riva, uno per tempo, il Cagliari è passato al San Paolo. Se il primo è stato agevolato da un errore del portiere azzurro, il secondo ha avuto il marchio della potenza e dell'abilità dell'ala nazionale, uscito tra gli applausi della folla. I cagliaritani, in maglia bianca, controllano bene la fase iniziale, benché i padroni di casa abbiano il vento a favore. Al sedicesimo l'equilibrio è rotto. Lungo e innocuo spiovente di Nicolai. Zoff salta male e perde la palla. Riva riprende e insacca comodamente. Il Napoli attacca ma non conclude, un po' per i suoi errori, un po' per la sfortuna e soprattutto per le splendide parate di Albertosi, che nel giro di 3 minuti è costretto più volte a salvarsi di pugno o in angolo. Questo tiro è del terzino Pogliano, il successivo di Giuliano. L'interno azzurro durante tutta la partita ha cercato con tenacia di ricucire le trame offensive della propria squadra e di segnare lui stesso con tiri a ripetizione. Assolutamente incolore la prova degli altri avanti. Sul finire del tempo, due incursioni degli ospiti con Gori, Greatti e Riva fanno correre i brividi e lasciano intuire la micidiale pericolosità del loro contropiede. Insistenti attacchi del Napoli all'inizio della ripresa, agevolmente sventati. Al sesto, per i tifosi, c'è l'illusione del pareggio su una punizione battuta da Giuliano. Il pallone esce di poco. Altafine intanto si sposta invano all'ala per trovare spazio. Su capovolgimento di fronte, Riva si avventa in area avversaria, ma è ostacolato duramente da Monticolo e cade. Al 22esimo Chiappella manda in campo in prota e fa uscire Panzanato nella speranza di una maggiore spinta. Ecco il numero 13 impegnare Albertosi. Al 35esimo il secondo gol. Zurlini interviene difettosamente di testa e Riva si impossessa della palla, resiste al falloso ritorno del libero napoletano e batte di destro Zoff, come vediamo anche da una diversa angolazione. Sfiduciata reazione del Napoli, ma al 37esimo un tiro fortissimo di Montefusco viene prodigiosamente deviato dal portiere cagliaritano in grande giornata. Le folate partenopee si vanno spegnendo e il Cagliari, che metteva in palio imbattibilità e primato in classifica, convalida il successo con un gioco franco e incisivo, costruito dagli infaticabili Nenè e Domenghini e sempre sfruttato con intelligenza dalle tre punte. Gran pubblico, sole, temperatura primaverile. In questa stupenda cornice Cagliari e Roma hanno fatto il loro ingresso all'Amsicora. È la partitissima dell'ottava giornata di campionato. Scopigno ha dichiarato di non temere la Roma, che manca di capello e capelli. Elenio Herrera ha affermato dal suo canto di essere venuto in Sardegna per bloccare il Cagliari e salvare quindi il torneo. Ma per il tecnico romanista le cose non si mettono bene sin dall'inizio. Ecco come si presenta il Cagliari. Cross di Goris, aggiusta la palla di petto Greatti, gran tiro in corsa e prima splendida parata di Ginulfi in due tempi. La Roma parte in contropiede, Cordova serve Cappellini lanciato in aria, intervengono Zignoli e Nicolai, Cappellini va a terra e forse rigore, ma Francescon lascia correre. Mancano 6 minuti al termine del primo tempo, galoppata di Nenè che segna e entusiasmo alle stelle sugli spalti dell'Amsicora. Prima di andare al riposo, Domenghini e Riva si esibiscono in un velocissimo contropiede. Il sinistro di Riva è impreciso ad un soffio e l'attaccante pesta i pugni per terra dalla disperazione. Riposo. Si riprende con una incursione della Roma, tiro finale di Petrelli, un terzino, ma fuori bersaglio. Si scatena il Cagliari. Bolide di Domenghini che Ginulfi tocca appena, traversa e la palla finisce sulle braccia del portiere. Scopigno in panchina è tranquillo. Legnata di Riva su punizione, il palo salva Ginulfi. Però si dà da fare in contropiede, serve un bel pallone a Landini che segna, ma il cross dello spagnolo era stato effettuato quando la palla era ormai fuori campo. Francescon annulla nonostante le proteste del capitano romanista. Bello spunto in aria di Gori, il suo tiro è toccato da Ginulfi quanto basta perché finisca in angolo. Un tiro dalla bandierina di Greatti,
testa di Riva e deviazione di Ginoffi. 16 i calci d'angolo collezionati dai cagliaritani. Ancora un cross di Greatti e tiro di testa di Gori. Si esibisce nuovamente Ginoffi. La Roma è in ginocchio. Solo nel finale si fa viva in contropiede, ma il tiro di Petrelli, che ha finito zoppicante l'incontro, è deviato in angolo da Albertosi. Elenio Herrera lascia sconsolato il campo. Quarantaduesimo del secondo tempo all'Amsicora. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Cucureddu, un ragazzo sardo esordiente in Serie A, con un gran tiro infila Albertosi. È per la Juventus il gol del pareggio e la fine di un incubo. A Cagliari la squadra torinese doveva necessariamente non perdere, intanto per dare punti alla classifica, ma soprattutto per ricaricarsi psicologicamente dopo la lunga serie nera. Le speranze non erano molte, avendo dovuto Rabitti schierare una squadra d'emergenza, priva tra l'altro di Anastasi. Al completo invece e su di giri il Cagliari. Il primo pericolo della partita lo corre Albertosi quando Del Sol entra in aria e dà un bel pallone a Cucureddu che tira al volo. Albertosi respinge col corpo. Inizia il duello tra i centrocampisti. Nel Cagliari molto attivo Nenè, anche oggi tra i migliori in campo. Nella Juventus Haller, che ha giocato con la maglia numero 9 ma in zona piuttosto arretrata e con incarichi di rifinitura della manovra juventina. Riva cerca con decisione il gol, ma le palle buone sono sempre sul suo piede destro e così le conclusioni dei suoi tiri non sempre sono precise. Si infittiscono comunque gli attacchi del Cagliari, ma senza esito anche per le belle parate di Tancredi. Si va quindi al riposo a reti inviolate. Nella ripresa, al secondo minuto, il Cagliari va improvvisamente in gol con Domenghini. Si abbracciano i rossoblù ed esulta naturalmente il pubblico dell'Amsicora. In tribuna Giampiero Boniperti è pensieroso. Per la sua Juventus le cose si mettono nuovamente male. Non perde le speranze invece Rabitti, che impartisce nuovi ordini dalla panchina. Punizione di Del Sol, bel tiro di testa dello specialista Castano e ottimo colpo di reni di Albertosi che mette in angolo. Le preoccupazioni sono ora per Scopigno. Il Cagliari riparte comunque all'attacco, perfetto scambio Gori-Domenghini e bel tiro dell'ex interista che Tancredi devia sul fondo. Siamo agli ultimi minuti. Contrattacco juventino e Zignoli ferma Leonardi mettendo in calcio d'angolo. Dalla bandierina la palla spiove al centro dell'area, rinvia un difensore cagliaritano, Cucureddu è sul pallone, gran tiro ed Albertosi è battuto. Il pubblico è ammutolito. Riva tenta con disperazione negli ultimi due minuti di rimediare, ma Morini e compagni lo bloccano con ogni mezzo. Cagliari e Milan stanno giocando da 5 minuti. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Riva si esibisce in una incursione nelle retrovie milaniste. Entra in area e Schnellinger lo atterra. D'Agostini concede una punizione dal limite. Scopigno, in tribuna per la recente squalifica, osserva con attenzione la rincorsa di Riva. Sinistro poderoso e gol. Cagliari 1 e Milan 0. Esplode l'Amsicora. L'entusiasmo è alle stelle. Esulta in panchina anche l'allenatore in seconda, Ugo Conti. Per il Cagliari la partita è iniziata sotto questi buoni auspici. Esaltati dal gol, i rossoblù incalzano con sicurezza, proiettandosi con assiduità nell'area milanista. Ecco un'altra punizione di Riva a fil di palo. Rivera richiama i compagni, sollecitandone l'impegno. Parte il Milan e la sua prima conclusione arriva con Rognoni. Il tiro dell'ala milanista termina sul fondo. Uno spunto di Combin, uno dei pochi del centravanti rossonero. La palla è per Lodetti. Tiro e bella parata di Albertosi. Il Cagliari contrappone, come sempre, Luigi Riva. Apparso oggi in ottime condizioni.
Dopo uno scambio Domenghini, Gori, Greatti, Riva tira al volo di sinistro dal centro dell'area ma fallisce il bersaglio. Si va al riposo col Cagliari in vantaggio per 1-0. Il secondo tempo si apre col Milan alla ricerca del pareggio. I rossoneri attaccano ma la loro manovra non è lucida ed il Cagliari dà l'impressione di poter controllare abbastanza bene la situazione. Ecco un tiro di Lodetti. Contropiede del Cagliari con Gori protagonista. Il tiro del centravanti è parato da Cudicini. Lodetti organizza il Milan a centrocampo ed i rossoneri si fanno più pericolosi. Le loro manovre offensive sono sempre più frequenti e la difesa del Cagliari appare meno sicura. Ed infatti ecco arrivare il gol al 27esimo. Bella galoppata di Rivera, per il resto oggi in giornata negativa. Passaggio finale per Prati e palla che sorprende Albertosi. Esultano ora i milanisti. Scopigno in tribuna è preoccupato. Il Cagliari cerca di riportarsi in vantaggio, ma il gol di Prati l'ha disorientato. Le punte rossoblù, prese ormai dall'orgasmo, non faranno più centro. Con un Riva letteralmente scatenato e onnipresente, il Cagliari è uscito vittorioso dal campo di Vicenza e ha consolidato le sue possibilità di aggiudicarsi lo scudetto. Riva ha messo a segno le due reti del successo, ma alle sue spalle Domenghini, Nenè e Bruniera hanno dimostrato la vera consistenza del centrocampo cagliaritano, difficilmente superabile anche oggi nonostante la forzata assenza di Greatti. Il Vicenza, sceso in campo col dichiarato proposito di conquistare un risultato positivo, è apparso inferiore all'attesa. La squadra si è innervosita per il gol subito all'inizio dell'incontro, ha dovuto rinunciare a Sinisinho, colpito da espulsione, e ha ritrovato la grinta e mordente solo nell'ultima parte dell'incontro. La partita si è praticamente decisa nei primi minuti. Riva ha raccolto il primo pallone giunto nella metà campo vicentina, impegna Pianta e un minuto dopo segna. Da un centro di Bruniera la palla deviata da Riva perviene a Gori, scatto sulla sinistra e centro per Riva che infila in rete 1-0. Sull'altro fronte Vitali si destreggia bene, supera Riva, Bruniera e Nicolai, Albertosi ferma in rasoterra. I migliori spunti della partita vengono dagli scatti a rete di Riva, ancora l'attaccante cagliaritano in bella elevazione su centro di Domenghini. Il Vicenza, che non appare in grado di superare con un gioco manovrato la difesa cagliaritana, si affida agli spunti personali dei suoi avanti. Il tiro è di Damiani. Nella ripresa il Vicenza si proietta in avanti con velocità e determinazione. È forse il periodo di maggiore pressione subito dal Cagliari, che si difende comunque senza commettere errori. Si ha l'impressione che i vicentini abbiano trovato il ritmo giusto quando si verifica il secondo episodio determinante dell'incontro. L'arbitro Gonella espelle Cinesigno per un fallo di reazione a gioco fermo. Il Vicenza rimane in campo con 10 uomini. La partita acquista una fisionomia convulsa. Il Cagliari si lancia in contropiede e la difesa biancorossa stenta a bloccare queste iniziative. Albertosi, non molto impegnato nel primo tempo, compie due interventi uscendo prima su azione di calcio d'angolo e deviando poi molto bene una staffilata di Facchin. Il Vicenza, troppo sbilanciato in avanti, scopre la sua aria alle discese in contropiede. Bruniera sbaglia calciando a lato, da non più di 3 metri dalla porta. Al 24esimo il Cagliari raddoppia. Su un'azione condotta da Domenghini, Riva risolve con una rovesciata acrobatica. Il pubblico applaude calorosamente la prodezza dell'attaccante cagliaritano.
Non manca qualche scalmanato che invece inveisce contro la situazione creatasi in campo. La forza pubblica blocca l'invasione di uno spettatore e la partita può riprendere regolarmente. Albertosi salva ancora la propria rete con un intervento in tuffo sulla destra. Solo a pochi minuti dal termine, Vitali sorprende il portiere cagliaritano con un tiro a fil di palo. 2-1. Ferruccio Valcareggi, presente sugli spalti dell'Olimpico, può ritenersi soddisfatto. Gli azzurri del Cagliari, vittorioso per 2-0 sulla Lazio, versano in ottime condizioni di forma. Domenghini e Riva hanno realizzato i gol del successo. Albertosi ha svolto con sicurezza il suo lavoro e Cera, nel ruolo di libero, ha dato ordine alla retroguardia sarda. Ma tutti i giocatori del Cagliari hanno contribuito a questa quinta vittoria consecutiva. I primi minuti sono stati per la Lazio. Poi gli attaccanti del Cagliari hanno cominciato a prendere le misure con Domenghini prima e con Riva poi, due tiri di poco fuori bersaglio. Se la Lazio non si è arresa nel primo tempo, il merito è tutto del portiere Sulfaro, che se in questo caso è fortunato nel respingere il colpo di testa di Riva, ha fatto autentico sfoggio di bravura nel deviare in angolo un gran tiro del capocannoniere e un successivo bolide di Greatti, pronto a raccogliere una difettosa respinta dei difensori laziali. Anche la Lazio, su cross di Massa, ha avuto una buona occasione con Ghio, che invece di tentare la conclusione ha preferito servire un compagno favorendo l'intervento di Albertosi. La differenza dei valori in campo è apparsa più netta all'inizio della ripresa, anche se Papadopoulo, nei confronti di Riva, si è battuto con eccezionale bravura senza ricorrere a scorrettezze. Ma se per circa un'ora la Lazio è riuscita a conservare la rete inviolata, nulla c'è stato da fare quando Domenghini, raccogliendo al volo un cross di Gori, ha scaraventato il pallone alle spalle di Sulfaro. L'attento controllo al quale è stato sottoposto Riva ha permesso agli altri attaccanti sardi di godere maggiore libertà d'azione e se non fosse stato per un fuorigioco di posizione dello stesso Riva, anche Gori avrebbe avuto la soddisfazione del gol. Sull'altro fronte Morrone, subentrato all'infortunato Mazzola, ha cercato di dare maggiore spinta offensiva alla Lazio. Il tiro di Chinaglia è deviato in angolo da un difensore. Poi, su cross di Ghio, Facco colpisce di testa costringendo Albertosi in un intervento più spettacolare che difficoltoso. Il Cagliari riesce a superare senza danni l'unico periodo valido della Lazio e riparte all'offensiva. Sulfaro sventa in angolo un gran tiro di Domenghini e con perfetta scelta di tempo riesce a interrompere un'incisiva puntata di Brugnera, opportunamente protetto da Riva. La vena altruistica di Riva, comunque, doveva trovare un meritato premio a 10 minuti dalla conclusione. Brugnera avanza, calibra un preciso pallone in area e Riva al volo lo spedisce in rete. Per Sulfaro non c'è nulla da fare. Il gol merita di essere visto da un'altra angolazione. È il classico gol alla Riva. La partita è persa per la Lazio, ma Chinaglia ha ancora la voglia e la forza di reagire. Nonostante i numerosi controllori, riesce a tirare e a impegnare Albertosi. L'ultimo intervento però è di Sulfaro, che deviando in angolo un bolide di Nenè, corona degnamente la sua bella prova. La presenza di Sbardella, unico arbitro italiano designato per il Messico, la speranza di assistere a una partita vincente e a duelli entusiasmanti, hanno concorso a richiamare a San Siro per intercagliare una gran folla nonostante il freddo. Le aspettative però sono andate deluse. Hanno vinto i milanesi per 1-0. Ma l'incontro non è stato molto bello. Si può dire che l'Inter ha fatto più del Cagliari, ma anche che nessuna delle due squadre ha praticato un bel gioco. L'Inter perdeva a Landini dopo 10 minuti per infortunio. Gli subentrava Bedin, che sebbene non abbia proprio le qualità dello stopper, ha giocato in modo lodevole su Gori. Infoltendo il centrocampo con Bertini, Suarez, Corso, Mazzola e anche Facchetti in opposizione ai vari Nenè, Greatti, Brugnera e Domenghini, l'Inter affidava inizialmente i suoi attacchi alla velocità e alla tenacia di Raif, nonché alla pericolosità di Boninsegna, anche oggi il più insidioso dei nerazzurri. Dimostriamo appunto due manovre d'attacco del centravanti sventate da Albertosi. Ben presto si è visto però che il centrocampo cagliaritano non era poi tanto solido, cosicché l'azione offensiva dell'Inter si è fatta più pressante. Da ciò la superiorità territoriale dei milanesi nel primo tempo. Sull'altro fronte ci si attendeva un duello entusiasmante tra Riva e Burnic. Il cannoniere sardo non ha però avuto molte possibilità di ben figurare.
non tanto per i meriti di Burnic quanto per la mancanza di collaborazione da parte dei compagni. Ben poche palle giocabili, forse soltanto un paio, sono state offerte a Riva. Tutto sommato, il migliore del Cagliari risultato c'era, oggi con funzioni di battitore libero. Il suo tempismo e soprattutto la sua calma, qualità che oggi mancava ad alcuni elementi della difesa sarda, sono risultati decisivi in numerose occasioni. L'arretramento di Cera, peraltro necessario causa l'assenza di Tomasini, ha però ridotto l'efficacia del centrocampo cagliaritano. Per tutto il primo tempo il Cagliari non ha fatto un solo tiro in porta, mentre l'Inter ha avuto una grossa occasione al 35esimo. Albertosi è stato bravissimo, sul tiro potente ravvicinato di Bertini. L'Inter si presentava minacciosa pure all'inizio del secondo tempo, anche se la retroguardia sarda, ora molto attenta, non concedeva più ad alcun nerazzurro di avvicinarsi troppo ad Albertosi. L'impegno maggiore per il portiere cagliaritano in questa prima fase della ripresa era costituito da un intervento più plateale che necessario sul colpo di testa di Facchetti. Dopo questo episodio si verificava un risveglio dell'attacco sardo. Le conclusioni, seppure sporadiche, erano affidate a Riva e Gori. E proprio quest'ultimo riusciva a sfiorare il bersaglio con una bella girata di destro. Ancora una volta è stato però dimostrato che se Riva riceve pochi palloni giocabili, le possibilità di segnare per il Cagliari sono esigue. L'ala azzurra si è messa in luce su azione soltanto in questa occasione, mandando il suo bolide sulla faccia esterna della rete difesa da Vieri e chiamando poco dopo il portiere interista a una parata a terra su punizione. La partita sembrava così avviata allo 0-0, quando al 40esimo l'Inter coglieva il successo. Su rimessa laterale di Boninsegna, Mazzola effettuava un cross verso il centro al limite dell'area di rigore. Facchetti toccava di testa e contemporaneamente Nenè lo ostacolava. Un fallo banale che doveva costare al Cagliari la sconfitta. Sulla punizione Boninsegna trovava infatti lo spiraglio giusto e infilava Albertosi. A questo proposito vogliamo sottolineare che Boninsegna nelle ultime 6 partite di campionato ha segnato ben 5 volte. E anche oggi proprio lui, un ex cagliaritano, ha siglato il gol decisivo. Battendo il Napoli con un gol per tempo, la capolista ha dimostrato di aver completamente assorbito lo shock della sconfitta di San Siro contro l'Inter. Il Cagliari ha disputato una partita eccellente in ogni reparto e la sua vittoria acquista maggior significato se si considera che la squadra partenopea è stata una valida antagonista ed anche la sua prestazione e risultato a parte può essere considerata pienamente positiva. Riva anche oggi ha confermato la sua splendida condizione e si è esibito in più circostanze in poderosi numeri del suo repertorio di fuoriclasse. Eccolo farsi luce in piena area e sparare su Zoff, ma la testa di Zurlini devia in angolo. In contropiede replica Giuliano, ma il tiro è fuori bersaglio. Il capitano napoletano dà manforte anche alla difesa, qui ferma Riva con un plateale placcaggio. Ed ecco la più bella azione di tutta la partita del Napoli, la imposta Giuliano, palla a Montefusco, lancio per Improta che sopraggiunge con perfetto tempismo ma il suo tiro non è altrettanto perfetto e Albertosi para. Riva cerca il gol, spara ancora su Zoff ma il tiro è centrale, la rete comunque è nell'aria. Dopo un tiro di Gori c'è un fallo su Riva al limite dell'area napoletana. È punizione dal limite. Il micidiale sinistro di Riva brucia le mani a Zoff che non trattiene, riprende e segna Gori. Mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Secondo tempo. Si spinge all'attacco il Napoli, tiro di Montefusco senza esito. Quindi uno spiovente di Monticolo, ma para in 2 tempi Albertosi. Il Cagliari resiste bene, anzi risponde in contropiede e raddoppia, parte Domenghini, imbeccata per Riva. Zurlini devia la traiettoria della palla col braccio, è rigore. Il sinistro di Riva, meno potente del solito ma ugualmente preciso, batte Zoff per la seconda volta. Si
siamo al 18esimo. Un minuto più tardi il Cagliari può segnare ancora. Bello spunto di Riva e passaggio per Bruniera che tira, respinge Zoff, la mezzala riprende ma sbaglia clamorosamente. Nel finale un'altra dimostrazione di potenza di Riva che fallisce d'un soffio il gol. Questa volta Riva non ha segnato all'Olimpico, uno stadio dove ha sempre recitato la parte di primo attore. Riva ha trovato in Beto un valido e efficace controllore e il Cagliari deve considerarsi lieto di aver concluso sull'1-1 l'incontro con la Roma. Gli uomini di Herrera, fermamente intenzionati a conseguire un risultato positivo, hanno disputato una delle loro prove più valide, hanno attaccato sin dall'inizio e sono riusciti a portarsi in vantaggio dopo 10 minuti su azione di calcio d'angolo. Cordova raccoglie una respinta di Nicolai e serve Peiro, che con una perfetta girata batte Albertosi. È un grave handicap per il Cagliari, che dopo pochi minuti è costretto a rinunciare all'apporto di Tomasini, rientrato in squadra dopo 2 mesi di assenza. Al giocatore, sostituito da Poli, verrà riscontrata una lesione al menisco. Lo sbandamento difensivo dei sardi viene avvalorato da quest'altro episodio che culmina con una traversa colpita da Landini dopo un'azione condotta da Capello e Cordova. Ma il Cagliari è squadra di valore e sa reagire. Domenghini vince un contrasto con Petrelli, anticipa l'intervento di Bet e batte Ginulfi con un tiro angolatissimo. È il 25esimo e da questo momento, sino verso lo scadere del tempo, il gioco ristagnerà a centrocampo essendosi fatto più prudente il comportamento di ambedue le squadre. La gara torna a ravvivarsi al 39esimo con un tiro di Cappellini che Albertosi riesce a deviare contro la traversa. L'azione viene proseguita da Landini che vince un contrasto con Greatti e poi conclude senza convinzione tra le braccia del portiere sardo. Una buona occasione si presenta prima dello scadere anche al Cagliari. Ginulfi prima ribatte un ravvicinato colpo di testa di Gori, poi ferma in 2 tempi un gran tiro di Greatti scoccato dal limite dell'area. La Roma si ripresenta in maniera pericolosa nel secondo tempo. Landini e Salvori giungono in ritardo. Ma è Gori, sull'altro fronte, a ricevere da Bruniera una preziosa palla gol. Il tiro termina a fil di palo. Il centravanti del Cagliari cerca di riscattare l'errore con questo spunto personale, ma colpisce l'esterno della rete. È la Roma comunque a conservare l'iniziativa, specie quando è Peiro a proiettarsi in avanti. La conclusione è alta. E Gigi Riva? Il capocannoniere stenta nel trovare Varchi e quando ci riesce il suo sinistro si dimostra meno preciso del solito. Solo in una circostanza Riva farà tremare i 70.000 dell'Olimpico, su una punizione che Ginulfi blocca con sicurezza a terra. Al 32esimo la Roma potrebbe passare. Cordova scambia con Capello, Albertosi respinge in uscita e però, a porta vuota, manca clamorosamente il bersaglio. È evidente a questo punto che il risultato di 1-1 non potrà essere più cambiato, anche perché Albertosi ripara un'incertezza dei suoi compagni uscendo su Salvori. Quella che è stata definita la partita dell'anno fra Cagliari e Juventus è terminata allo Stadio Comunale di Torino sul 2-2. Queste immagini riguardano la gran folla accorsa al Comunale, folla che ha potuto godere uno spettacolo denso di emozioni. Il Cagliari ha cominciato guardingo, ma senza rinunciare a delle azioni in contropiede, si è reso subito pericoloso con una gran punizione di Riva. Vedete il cagliaritano Riva che si sta apprestando a battere un calcio di punizione dal limite. La palla ribattuta dalla barriera è ripresa dallo stesso Riva che con un gran sinistro spedisce di poco a lato sulla sinistra di Anzolin. Poi è stata la Juventus a riprendere gradualmente il comando delle operazioni, la partita è risultata molto combattuta, il grande agonismo profuso dagli atleti in campo ha provocato qualche scontro, non c'è stata però cattiveria. La difesa del Cagliari in ripetute occasioni ha dimostrato di essere abbastanza bene organizzata, ma soprattutto lo stopper Nicolai ha però ecceduto in interventi pericolosi. Vedete che la Juventus in questa occasione è andata vicinissima alla rete. Ed ecco l'azione che ha portato il Cagliari
in svantaggio. Uno sfortunato intervento di testa di Nicolai ha sbilanciato completamente il proprio portiere Albertosi. Vediamo la stessa azione da un'altra angolazione. Vedete il colpo di testa di Nicolai che sbilancia nettamente Albertosi. Juventus dunque in vantaggio poco prima della mezz'ora del primo tempo. La partita rivestiva, come tutti sapete, un'importanza eccezionale ai fini della classifica. Infatti il Cagliari guidava con 2 punti di vantaggio sulla Juventus. Dopo il pareggio conquistato oggi le distanze sono rimaste invariate. Questo è stato un altro bel salvataggio di Albertosi su un traversone dalla sinistra. Questa è una bella azione personale di Anastasi che, liberatosi di un avversario, entra in area di rigore e poi il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo da un difensore. Il Cagliari, sullo svantaggio di 1-0, si è ripetutamente portato in avanti alla ricerca del pareggio. Vedete, difatti, i cagliaritani ammassati nell'area juventina. Questo è stato un tiro di Gori ribattuto in calcio d'angolo da Salvadore. Ancora Anzolin deve intervenire in calcio d'angolo su bel colpo di testa di Riva ed ecco la rete del pareggio di Riva proprio allo scadere dei primi 45 minuti, un'autentica prodezza del cannoniere del Cagliari che è riuscito d'intuito a deviare alle spalle di Anzolin. Rivediamo la stessa azione, groviglio di uomini in area e poi colpo di testa definitivo di Riva che porta il Cagliari in parità 1-1. Nella ripresa poi ci sono stati 2 calci di rigore, uno per parte, realizzati entrambi ed il risultato finale è stato di 2-2. Lei che solitamente passa per un atleta freddo, senza emozioni, oggi ha avuto un attimo di crisi quando, parando il rigore, si è sentito dire da Lobello che il rigore doveva essere ripetuto. Come mai? Beh, come mai? Era una partita che per noi voleva dire tutto, tutto un anno di sacrifici, un anno di carriera. A un certo punto, quando ho parato il calcio di rigore, ho visto che Lobello faceva ripetere, ho avuto proprio una crisi di nervi, mi sono scaricato e mi sono messo a piangere come un bambino, cosa che non mi era mai successa. La partita la sentivate molto, chiaro, ma più di ogni altra partita forse? Beh, indubbiamente, la partita di oggi contro la Juventus, a noi voleva dirci il campionato, se vincevamo avevamo, non dico praticamente, ma avevamo posto una seria ipoteca sulla vittoria finale. Col pareggio è ancora tutto da giocare il campionato, abbiamo sempre 2 punti di vantaggio e questo ci permette di guardare ancora le altre partite che ci restano da giocare con una certa tranquillità. Avessimo perso disgraziatamente con quel calcio di rigore, non so come avremmo reagito nel proseguire il campionato. Manlio Scopigno, allenatore squalificato del Cagliari e osservatore della squadra sarda, in tribuna. Ma ho assistito a una partita, direi, divertente, no? Sicuramente non bella sul piano tecnico, molto combattuta e molto veloce. Abbiamo incontrato una Juventus che, insomma, sul piano del ritmo credo ci sia superiore. Noi forse abbiamo qualcosa di più in fatto di tecnica, ma il risultato mi sembra giusto, tutto regolare. Non è stata una vittoria sospirata quella che il Cagliari ha ottenuto sul Palermo. La capolista, apparsa in ottima condizione non solo tecnica ma anche atletica, ha condotto sempre all'offensiva la partita. Ancora una volta il via al successo cagliaritano l'ha dato Riva. Eccolo come si è presentato nella sua prima azione dell'incontro. Il Cagliari è stato sostenuto da un solido centrocampo grazie al lavoro di Nenè, Greatti e Domenghini, quest'ultimo protagonista anche di belle conclusioni da lontano. Il Palermo, che ha disputato una buona gara, ha sostituito al quarto d'ora l'infortunato De Bellis con Costantini. Gli attacchi del Cagliari si sono infittiti col trascorrere dei minuti e dal 40° è arrivato il gol. Calcio d'angolo e perfetto stacco di testa di Riva sul tiro dalla bandierina di Gori. Tripudio come di consueto sugli spalti. Lo scudetto è sempre più vicino. Reazione palermitana e bel colpo di testa di Troia su cross di Pasetti. Secondo tempo. Anche questa frazione della partita si apre nel segno di Riva. Ecco al rallentatore girare di destro a rete, ma il portiere del Palermo è sulla traiettoria della palla e quindi può parare. Per il Palermo un contropiede con tiro finale di Pellizzaro deviato in angolo da Albertosi, quindi il secondo gol del Cagliari al 14°. Ha agganciato la palla a Riva, gli sono addosso in 3 o 4,
alla fine questo intervento che fa cadere il giocatore cagliaritano, la palla ai piedi di Nenè, gran tiro e gol. Cerca il terzo gol il Cagliari. Riva spara su Bellavia, che ha sostituito nel frattempo Ferretti, tiro deviato in angolo, calcia Domenghini, Riva di testa colpisce il palo. Terza sostituzione. Entra nel Cagliari Nastasio, un attaccante, ed esce Zignoli, un terzino. Quindi un palo per il Palermo, lo colpisce Troia sul passaggio di Pellizzaro al termine di una bella azione volante. Il finale trova ancora Riva protagonista, ma il suo tiro stavolta è impreciso. All'Amsicra oggi era cominciata così, con una festa autentica che più tardi si è trasformata in trionfo. E come sempre Riva protagonista. Eccolo consegnare alla folla un mazzo di fiori. È una cornice maestosa quella dell'Amsicora. Foto ricordo per i giornalisti e quindi ci si prepara per la partita. Questo è Diomedi, un sardo, e i tifosi cagliaritani temono che possa diventare il Cucureddu della Juventus. Cucureddu segnò nel finale qui all'Amsicora contro il Cagliari. La partita inizia col Cagliari proiettato all'attacco. È il solito avvio del Cagliari sostenuto da Riva. Il suo tiro cross qui è bello, però Gori e Domenghini arrivano in ritardo. Poi c'è un fallaccio in area della mezzala sinistra del Bari, Colautti su Nenè. Dovrebbe essere rigore, ma l'arbitro lascia correre. L'azione poi sfuma. Contropiede del Bari e tiro di Fara che Albertosi devia in angolo. Ancora l'assalto il Cagliari, questo è Brugnera. Ma il portiere barese Spalazzi para. Spalazzi oggi ha compiuto interventi formidabili, ma purtroppo niente ha potuto sul tiro di Riva al 39esimo. Questa è stata una mischia poderosa, ma il Bari è riuscito a cavarsela, soprattutto con un intervento dell'ala destra Canè. Ancora Spalazzi su un pallonetto. E poi il gol di Riva, siamo al 39esimo. Eccovi la ripetizione del tiro. Di testa Riva è entrato su una punizione battuta da Brugnera. L'Amsicora è in delirio. Si riprende a giocare e Riva è sempre il più insidioso. Ha dato un bel pallone che Gori gira a rete, ma para Spalazzi. Si va a questo punto al riposo. Il Cagliari riprende a ritmo sostenutissimo. Intanto è già arrivata da Roma la notizia che la Lazio non sta vincendo contro la Juventus. Però la Juventus non vince e quindi il Cagliari ha acquistato a questo punto un altro punto di vantaggio. Ecco ora un tiro di Brugnera e Spalazzi devia in angolo. Ora ci prova Domenghini, respinge il palo. Da Roma, Ameri, per radio, annuncia che la Lazio è passata in vantaggio. Ormai il Cagliari vede lo scudetto a portata di mano. C'è stata nel frattempo una sostituzione nel Bari. È uscito infatti Diomedi, che non ha potuto continuare l'incontro a causa di uno stiramento. Lo ha sostituito D'Addosio. Il Cagliari è sempre all'attacco, siamo ormai nel finale. Ed ecco il gol di Gori, siamo al 43esimo. Lo scudetto è matematicamente sulle maglie del Cagliari. Il Cagliari è campione d'Italia con due domeniche d'anticipo sulla fine del campionato. Questo è il tripudio degli spettatori dell'Amsicora. A stento, Riva e compagni possono lasciare il rettangolo di gioco e imboccare il sottopassaggio.
Siamo negli spogliatoi del Cagliari, dove il tripudio per questo scudetto, il primo scudetto nel meridione e quindi anche in Sardegna, è altissimo. Abbiamo con noi il protagonista numero uno, Manlio Scopigno. Intanto Scopigno, congratulazioni per questo scudetto. C'è stato un momento in cui ha temuto di non riuscire a conquistarlo? No, mai. L'anno scorso sì, quest'anno no. Scopigno è sempre molto ironico e simpatico nelle sue risposte. Senta, qual è stato il momento più brutto del campionato? Direi il secondo tempo della partita Juventus-Cagliari. È stato un momento che sembrava che crollasse la squadra sotto il profilo nervoso, ma l'ha superato e non abbiamo avuto più dubbi. Ovviamente il più bello è quello di oggi. Il più bello, in certo senso era scontato, con tutte le cose scontate non è che sia poi bellissimo, così. La flemma di Scopigno è incredibile. Senta, ora c'è qualche programma già fatto per questo Cagliari che dovrà affrontare anche la Coppa dei Campioni? No, il Cagliari è una squadra che ha sempre vissuto la giornata, quindi adesso vedremo domani, dopodomani, andiamo avanti così. Ecco, se dovesse tornare indietro in questo campionato, lei cambierebbe qualcosa? Ma cambierei qualcosa? Niente, che dovrei cambiare? Più di così? È andato tutto bene. Compresa la squalifica di Scopigno. Benissimo. Ed ecco ora Capitan Cera. Cera, Scopigno ha detto che in questo campionato è andato tutto secondo i piani prestabiliti. Cosa ne dice lei? Beh, siamo partiti in testa e siamo rimasti in testa, abbiamo vinto il campionato a due domeniche dalla fine, dunque anch'io condivido il parere di Scopigno. Ecco, io ho già chiesto a Scopigno, ma vorrei sentire anche lei, qual è stato il momento più brutto del campionato? Ho detto, io ricordo due momenti brutti del Cagliari, la sconfitta del Cagliari a Milano contro l'Inter, che è stata assorbita... Insomma, è stata una sconfitta piuttosto amara, ma il momento più drammatico io lo ricordo il secondo tempo a Torino con la Juventus, dopo che siamo andati in svantaggio sul calcio di rigore. Qual è stato secondo lei il merito maggiore sul piano tecnico del Cagliari? Beh, il Cagliari è stato più continuo, ha giocato, non dico che abbia giocato delle grosse partite, ma ha badato essenzialmente al risultato. Al di là del suo indiscusso valore tecnico, il Cagliari ha riscosso la simpatia di tutti gli sportivi per la freschezza e l'eccellente ruolo che ha saputo svolgere in questi ultimi anni. Così la città di Torino ha dedicato ai neocampioni d'Italia, artisti Citorelli, medaglie d'oro e coppe tra l'entusiasmo dei 15.000 suoi tifosi giunti dall'isola e da ogni parte d'Italia. Gli uomini di Scopigno hanno fatto onore al loro primo scudetto, vincendo nettamente per 4-0. Riva, in splendida forma, ha messo a segno due reti personali ed ha galvanizzato tutta la squadra. Onnipresente in ogni azione, è stato più volte applaudito a scena aperta. Al 12esimo, il Cagliari va in vantaggio con Domenghini servito da Greal. Il Torino deve subire l'iniziativa di Riva. Nenè supera un avversario, Boris buccia e Riva batte Pinotti. Cagliari 2, Torino 0. La reazione del Torino si concretizza con un tiro di Moschino che Albertosi manda sul palo. Raccoglie Mondonico, palla ancora a Moschino che alza sulla traversa. 38esimo, ancora Riva in evidenza. Raccoglie un rinvio di Albertosi. In sospetto fuorigioco evita Bolchi e inesorabilmente mette nel sacco. Nella ripresa al terzo minuto il Cagliari arrotonda il punteggio, con Gori che elude gli interventi di Bolchi e Puglia. Il Torino cerca il punto della bandiera, Albertosi blocca un tiro di Ferrini. Applaudito a solo di Riva fra quattro difensori che cercano di ostacolarlo. L'azzurro riesce ugualmente a tirare. Una provvidenziale deviazione annulla il tentativo. Sfortunato il Torino che si vede negare dal palo la soddisfazione della rete. Reginato, subentrato da Albertosi, dice di no al colpo di testa di Sala. La partita si conclude con una precipitosa fuga di Riva negli spogliatoi. È l'ultimo difficile dribbling di questo campionato, mentre sul campo si riversano festanti i tifosi alla ricerca delle maglie ricordo. Anche fuori dello stadio si ripetono le manifestazioni di gioia. Bandiere cagliaritane e una colonna di automezzi hanno percorso le vie cittadine fino a tardasera.